Venezia Giulia come nelle regioni con i focolai di coronavirus. Fedriga chiede la chiusura delle scuole per una settimana e la sospensione di tutti gli eventi culturali e sportivi. Si attende la risposta del governo. La foresteria del Castello di Tricesimo e un edificio a Lazzaretto di Muggia sono le due strutture individuate per eventuali quarantene dei contagiati da coronavirus. I carabinieri di Udine passano al setaccio una discoteca in Viale Vat, trovata droga e capienza massima sforata. In Borgo Stazione due denunce per guida in stato di ebbrezza. L'Udinese più brutta della gestione Gotti. Col Bologna sono stati persi due punti. Nel secondo tempo hanno sbagliato un po' tutti, tecnico compreso. Il Pordenone perde ancora, il Chievo passa alla Dacia Arena con un gol di Garritano al 12° del primo tempo. Troppi gli errori commessi dai neroverdi e alcuni elementi fuori forma. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione della sera del nostro notiziario che apriamo con gli ultimi aggiornamenti sull'epidemia da coronavirus, aggiornamenti nazionali ma anche aggiornamenti locali. La notizia a livello nazionale è che c'è il terzo morto da coronavirus, una persona residente nella zona di Cremona. Poi al di là dei numeri, la notizia a livello locale è che la regione ha chiesto al governo l'adozione di misure particolarmente stringenti per fermare la diffusione dell'epidemia da coronavirus. Si va dalla chiusura delle scuole per una settimana, allo stop a tutte le attività sportive, a tutte le attività che prevedono una certa aggregazione di persone. Manca ancora l'ok del governo a tutte queste misure che potrebbero scattare già dalla giornata di domani. Nella sede della Protezione Civile di Palmanova si stanno susseguendo gli incontri e il filo diretto proprio con Roma, ed è proprio nella sede della Protezione Civile che si trova la nostra Luciana Idelfonso per gli ultimi aggiornamenti. Buonasera Luciana. Sì, buonasera Angela, a te e ai nostri telespettatori. Hai riassunto bene quello che è accaduto in questa lunga giornata che è cominciata questa mattina con una serie di incontri che hanno visto impiegati rappresentanti sia di quanto per quello che riguarda le strutture sanitarie ma anche delle forze dell'ordine che si sono susseguiti durante tutta la giornata. Qual è la situazione in questo momento? Il governatore Fedriga insieme al vice governatore Riccardi e il responsabile della Protezione Civile stanno cercando di trovare la quadra per quello che riguarda un'ordinanza appunto da adottare fin da subito, si spera già dalla giornata di domani, con misure urgenti che servono per cosa? Per il contenimento del coronavirus. Appunto l'auspicio è quella che sia già pronta entro questa sera e che possa essere già operativa da domani. Su che cosa si sta discutendo? Oltre allo stop negli asili nido e nelle scuole, come anche tu hai annunciato, ma anche all'università, nei luoghi pubblici, a fare la differenza in questo momento, a cercare di trovare delle indicazioni, sono anche i luoghi pubblici, quindi cosa fare per centri commerciali, bar, ristoranti. Questa è la tematica che si sta cercando di affrontare in questi momenti, dove appunto si attende la chiusa del quadro che riguarda non soltanto la nostra regione, perché l'ordinanza dovrà essere omogenea anche per le regioni di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, ossia quelle regioni in cui si è venuti in contatto con il coronavirus, con casi dichiarati o comunque talmente vicini da poter rischiare il contagio. Quindi questa è la situazione attuale su quello che si sta cercando adesso di definire proprio in questi ultimi minuti per quello che poi sarà un accordo che verrà sottoscritto tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il ministro della Salute. A te la linea per ora. Grazie allora a Luciana. Luciana, rimani in contatto telefonico con noi perché noi adesso andiamo a sentire le parole del vicegovernatore, assessore regionale alla salute Riccardi, che appunto ha spiegato un po' quali potrebbero essere questi provvedimenti, ha fatto un po' anche il punto sulla situazione sanitaria proprio in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. La nostra intenzione è quella di provvedere alla sottoscrizione di un'ordinanza che consenta di fare le cose che abbiamo detto, quindi fino a nuove condizioni di superamento di questa emergenza. Quindi intanto stimiamo circa una settimana. Università chiuse, scuole chiuse,
manifestazioni sportive, manifestazioni che consentano alle persone di essere presenti in un numero numeroso, i teatri, questi luoghi chiusi, visite ridotte nelle strutture di residenze sanitarie assistenziali, disinfestazioni la sera di tutti i mezzi pubblici, cioè tutte misure che ovviamente fanno parte di una condizione di emergenza nella quale si trova il nostro paese. Al momento i contagi sono a zero, nessuno, però oggi ci sono altri casi sospetti? Sì, i casi sospetti continuano a presentarsi, poi che questi siano realmente sospetti oppure no, speriamo che vada avanti così. È chiaro che le persone vivono una situazione di difficoltà, l'importante è avere l'elemento della sintomatologia e poi oltre a questo naturalmente se ci sono state delle relazioni con delle persone che possono avere avuto o contatti o provenire dai paesi, dalle aree colpite. Anche se oggi dobbiamo anche dirci con altrettanta franchezza che il tema dell'origine della zona colpita ormai diventa di secondo piano quando ascoltiamo quello che abbiamo ascoltato nel comitato emergenza, quando il presidente Zaia ci dice che per quel che riguarda le zone colpite del Veneto, dove addirittura si ipotizzava una zona rossa, tutte le persone di origine cinese sottoposte al test hanno dato esito negativo e purtroppo in quella zona c'è stata la persona che è morta di coronavirus. Quindi oggi anche il tema dell'origine cinese è un punto che va in secondo piano. Allora, abbiamo sentito della richiesta di chiusura delle scuole, almeno per una settimana, le scuole di ogni ordine e grado. L'Università di Udine e di Trieste hanno già deciso lo stop a tutte le lezioni per i prossimi giorni, a tutte le iniziative, a tutti gli esami. La Regione ha chiesto di poter adottare il blocco di tutte le attività formative per le scuole di ogni ordine e grado. Ovviamente una decisione questa molto sentita da tantissime famiglie. Andiamo a sentire a proposito le parole dell'assessore regionale all'istruzione, Alessia Rosolen. La responsabilità di limitare il contagio va inevitabilmente ad inserirsi in quelli che sono i luoghi di grande aggregazione e tra i luoghi di grande aggregazione ci sono le scuole, le università, gli enti di formazione. Ci sono tutti quei luoghi, e penso tutta la parte del diritto allo studio, ai convitti che abbiamo sul nostro territorio, dove la promiscuità della provenienza degli studenti può e deve essere tenuta sotto controllo. Provvedimenti che per ora dureranno una settimana e che riguardano sì gli istituti pubblici ma anche quelli privati. Devono riguardare tutti gli istituti e devono essere ampli in maniera trasversale. Penso ai luoghi dove si fa formazione per le persone anziane, alle università delle libere età e della terza età, presenti su tutto il nostro territorio. Sono posti che vanno tutelati, nel caso delle persone anziane, anche proprio per difenderle in misura maggiore. Anziani, ma lei ha parlato anche degli asili nido. Mi rendo conto che sarà un problema. Ma anche gli asili nido dovranno prestare particolare attenzione al diffondersi del contagio. In questo caso con una duplice azione, non perché i bambini, e il coronavirus lo sta dimostrando, siano soggetti a prenderlo, ma perché possono essere portatori nei confronti degli altri. Un dato importante che secondo me è inserito nella circolare, ma sono convinta che i nostri enti di ricerca l'abbiano già applicato fino ad oggi, è che deve stare in quarantena o comunque a domicilio sotto controllo chiunque rientri dalle zone colpite, così come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ritorniamo adesso nella sede della Protezione Civile della nostra Luciana Delfonso, perché è assieme al Presidente della Regione Fedriga con le ultime novità. Luciana, a te la parola. Sì Angela, ecco, ci siamo qui perché è appena stata sottoscritta l'ordinanza. Governatore, allora quali provvedimenti, che cosa accadrà nelle prossime ore? Noi abbiamo seguito diciamo il principio della massima prudenza, ovvero stiamo agendo come se fossimo una regione dove ci sono i casi di coronavirus. Fortunatamente da noi allo stato attuale non ce ne sono, però
abbiamo agito con appunto questa fermezza perché la riteniamo importante per cercare di contenere al massimo la propagazione del virus. Quindi cosa vuol dire? Che da domani le scuole saranno chiuse per tutta la settimana fino al 1° marzo, di scuole di ogni ordine grado. Siamo intervenuti praticamente sulla sanificazione dei mezzi di trasporto, quindi ogni giorno dovranno fare la sanificazione dei mezzi di trasporto. Siamo intervenuti per quanto riguarda gli eventi pubblici, sospendendoli, quindi gli eventi sia sportivi che culturali che ludici questa settimana non si potranno tenere in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le strutture invece commerciali, bar? In quel caso abbiamo seguito l'ordinanza che fa anche Regione Veneto, Regione Piemonte, Regione Liguria. In quel caso non prevediamo una limitazione delle attività, ovvero qui qual è stata la differenziazione? Che le attività ordinarie, vuol dire anche i mercati di paese, potranno continuare a svolgersi normalmente. Le attività di carattere straordinario che prevedono un grande assembramento di persone invece riteniamo prudenzialmente di doverle sospendere. Se non ci sono domande da studio, vediamo il governatore che ha impegni più urgenti e che già gentilmente si è prestato. Grazie, grazie allora a Luciana e Delfonso per questo collegamento, per questa informazione. Quindi domani scuole chiuse, in realtà buona parte delle scuole della nostra regione i prossimi 3 giorni è già chiusa per il ponte, per le festività del Carnevale e delle Ceneri. Questa chiusura sarà prolungata, saranno comunque chiuse tutte le altre scuole che non avevano previsto la chiusura per questi primi giorni della settimana. Lo abbiamo sentito nei nostri titoli, una delle iniziative previste da questa ordinanza è anche l'individuazione di 2 strutture che saranno utilizzate, che potrebbero essere utilizzate per ospitare le persone affette dal coronavirus per il periodo necessario di quarantena, di isolamento. Una di queste si trova a Tricesimo, in studio con noi abbiamo proprio il sindaco di Tricesimo, Giorgio Baiutti. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Buonasera sindaco, anzi, benvenuto in studio. Qual è la struttura individuata? La foresteria del Castello di Tricesimo. Sì, il Castello di Tricesimo è adiacente al Santuario della Madonna Missionaria ed è un complesso molto ampio. Diciamo così, la struttura deputata ad ospitare eventuali persone che abbiano, che debbano essere sostanzialmente monitorate per il periodo di quarantena è quella che vediamo nelle immagini, che è costituita da una sorta di foresteria che veniva utilizzata nei decenni passati per ospitare le persone che frequentavano gli esercizi spirituali o convegni, attività promossi prevalentemente dalla diocesi, ma non solo dalla diocesi. La struttura, a dire il vero, era non utilizzata da almeno 10-12 anni e da oggi la Direzione Regionale della Protezione Civile ha avviato una serie di interventi di sistemazione, sanificazione e da domani credo anche ritinteggiatura degli spazi, perché come dicevo prima appunto è costituita da una quarantina di piccole camere che costituiscono appunto questa foresteria. Come avete accolto questa notizia? Ma c'è stata inizialmente un po' di sorpresa, ma però poi si è capito e credo che anche la popolazione abbia sostanzialmente condiviso che le preoccupazioni o la necessità di prevenire e in qualche modo anche preordinare una soluzione utile alla ospitalità delle persone che non sono ovviamente in terapia perché quelle stanno in ospedale, ma per le persone che devono essere monitorate per una 15 giorni, poteva essere ospitata in quella realtà che oltretutto è perfettamente isolata da un contesto di natura abitativo, ma anche si presta a questo tipo di intervento. Ovviamente la proprietà, come dicevo prima, è della Curia Arcivescovile di Udine, che ha dato l'immediata disponibilità alla Regione nel momento in cui è stata richiesta da parte appunto del Presidente Federica.
Beh, Sindaco, diciamo che speriamo che non venga utilizzata, ma forse anche l'occasione per risistemarla un po', questa emergenza. Sì, cioè, tutto il complesso è stato, a dire la verità, ristrutturato negli anni Ottanta, utilizzando i fondi della ricostruzione del terremoto, e quindi ha avuto una ristrutturazione molto radicale. Chiaro che, diciamo così, le piccole opere di manutenzione, diciamo così, in questo senso, diciamo così, ecco, aiutano, diciamo così, un miglioramento della situazione attuale e consentono anche di mettere a disposizione, in questo caso, per questa evenienza, diciamo così, e questa criticità, ma credo anche per eventuali altre situazioni che si dovessero presentare di altro tipo. Grazie allora al sindaco Giorgio Baiutti, ricordiamo che sono 28 i posti che potrebbero essere individuati. Pur avendo una capienza anche superiore, volendo. 28 a Tricesimo, 41 invece nella caserma, nell'ex caserma della polizia in località Lazzaretto a Muggia. Questa è l'altra sede che è stata individuata per un eventuale periodo di quarantena per le persone affette da coronavirus. Ritorniamo adesso dalla nostra Luciana Idelfonso, sempre in diretta dalla Protezione Civile di Palmanova, per alcuni dati sulle chiamate che sono state effettuate in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, alla centrale unica per le emergenze, l'112. Luciana, la Protezione Civile ha fornito dei dati che ci dicono che la gente chiama, è allarmata, segnala eventuali situazioni potenzialmente pericolose. Sì, diciamo che un'impennata c'è stata dal 21 febbraio, prima la situazione era sotto controllo. Vi faccio un esempio in base ai dati che ci sono stati forniti proprio nelle ultime ore. Nella giornata di ieri hanno chiamato circa 160 persone, di queste una cinquantina sono state filtrate dal personale infermieristico. Che cosa vuol dire? Che hanno chiesto informazioni o hanno denunciato la possibilità di avere dei sintomi collegati alla malattia. Nella giornata di oggi invece la questione è quasi raddoppiata, comunque aumentata in maniera notevole, perché oggi sono state 250 le chiamate ricevute, di cui 134 poi passate attraverso gli appositi filtri creati dalla regione, che proprio nelle ultime ore, nelle ultime settimane ha intensificato anche il personale medico presente qui al NUE 112 proprio per dare tutte le indicazioni utili. Quindi più passa il tempo, più aumentano le segnalazioni, ovviamente anche questo, insomma, legato un po' alle preoccupazioni di quello che sta avvenendo, anche se va detto che casi in Friuli Venezia Giulia al momento non se ne sono registrati, una ventina quelli attualmente sotto controllo, però al momento tutti sono risultati negativi ai test. Grazie, grazie allora a Luciana Idelfonso per tutti questi aggiornamenti in diretta proprio dalla sede della Protezione Civile. Noi chiudiamo momentaneamente il collegamento. Luciana, ovviamente se ci saranno delle novità, delle ultime ore importanti, richiedici pure la linea, torneremo subito da te. Noi continuiamo a parlare di coronavirus perché, come vi abbiamo detto in apertura, la notizia del giorno a livello nazionale è la terza vittima, e proprio per fare il punto sulla diffusione di questa epidemia abbiamo raggiunto telefonicamente il professor Matteo Bassetti, virologo, infettivologo, che ci ha tracciato il quadro della situazione. Allora andiamo a sentire il suo parere, le sue parole. Il numero di casi e di decessi è sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, inaspettato, però, come dire, noi dobbiamo guardare ai numeri che abbiamo a oggi, che sono quelli che vengono dal focolaio più importante, che è quello cinese, e oggi sono i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University proprio questa mattina. Dicono che sulla grande numeri, cioè sui 70.000 casi che ci sono stati in Cina, la mortalità è nella provincia di Hubei, quindi nella città di Wuhan, del 3,1%, e fuori della provincia di Hubei, e quindi fondamentalmente nel resto della Cina e nel resto del mondo, dello 0,5%. Diciamo che in una forbice il tasso di letalità tra lo 0,5% e l'1%. Quindi la grande maggioranza di questi casi decorre in maniera blanda, con nell'85, 80, 85, fino al 90% dei casi, in un 10% in maniera grave
e ahimè in un 5% in maniera critica. Quindi purtroppo noi stiamo vedendo probabilmente la punta di un iceberg in questo momento nel nostro paese, e quindi è evidente che anche il numero dei morti, che in qualche modo lei mi dice essere di 3 arrivati da poco, rappresenta, ripeto, la punta di un iceberg, perché probabilmente ci saranno riportate a breve altre infezioni da questo virus, che quindi poi in qualche modo quando si fa il calcolo sul numero totale dei casi e mettendo appunto il numero dei morti, questa percentuale è probabile che diventi più piccola. La comunità scientifica adesso su cosa si sta concentrando, su cosa sta lavorando per cercare di fermare questa epidemia? Io come infettivologo credo che quello che noi dobbiamo fare è di essere pronti a curare nel modo migliore eventuali casi più critici, quindi quelli che necessitano del ricovero in ospedale e quelli che hanno evidentemente bisogno di assistenza rianimatoria. Su questi casi dobbiamo fare tesoro di ciò che è già stato fatto dai colleghi cinesi, ciò che è stato fatto anche dai colleghi dello Spallanzani, quindi utilizzare farmaci che sono approvati per altri tipi di indicazioni, per esempio i farmaci dell'HIV o i farmaci della malaria che sembrano essere attivi su questo virus, mettere in piedi un sistema di supporto rianimatorio con eventualmente macchine ECMO e quant'altro e dare il massimo del supporto a questi pazienti. Io credo che il sistema sanitario italiano sia perfettamente in grado di gestire i casi, anche qualora questi casi dovessero essere di un numero più elevato di quello che sta avvenendo oggi. La rete delle malattie infettive è assolutamente preparata, per cui quello che bisogna dire agli italiani è che devono stare tranquilli. È chiaro che oggi è difficile dirlo, perché uno dice 3 morti, 130, 140, 150, non so quanti sono diventati adesso di casi, e quindi uno si impressiona. Però noi dobbiamo anche dire che questo è un nuovo virus che dà sicuramente alcuni casi più impegnativi, però nella suo decorso non è poi così diverso rispetto al virus dell'influenza. Quindi in questo senso è chiaro che quel povero signore o signora che sono deceduti, per loro vale il concetto del 100%, ma noi dobbiamo guardare sui grandi numeri, e sui grandi numeri si vede che il tasso di letalità, come ho già detto, è appunto molto basso. Un'ultima battuta, professore, in sintesi, anche in Friuli Venezia Giulia si stanno valutando misure di prevenzione molto impegnative, molto forti, la chiusura delle scuole, lo stop alle manifestazioni sportive, agli eventi culturali, si sta andando nella direzione giusta con questi interventi, secondo lei? Guardi, non è mio compito dirlo, io come ho appena detto sono un uomo di sistema, la decisione di che cosa fare spetta ad altri, quindi non spetta certamente a me, io dico solo una cosa, che nel 2009 ci furono in Italia oltre 400.000 casi di influenza suina da H1N1, eppure in quel contesto non c'era un vaccino, perché al momento non c'era, i farmaci erano limitati, eppure se mi ricordo bene le scuole e gli stadi non furono chiusi. Quindi dico solo che bisogna avere lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti di ogni tipo di malattia infettiva, perché sennò si fanno due pesi e due misure. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al coronavirus per proseguire con altre notizie di cronaca. Nel corso della notte scorsa i carabinieri della stazione di Udine Est, con il supporto della sezione radiomobile e delle stazioni carabinieri di Filetto Umberto, Martignacco e Campo Formido, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio nel capoluogo friulano. In via Levate è stato verificato il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e dei limiti della licenza di pubblico esercizio presso una discoteca, la discoteca B-Side, dove i carabinieri del nucleo cinofili di Torreglia, con un'unità antidroga, hanno rinvenuto, abbandonate nella sala da ballo, diverse dosi tra anfetamina, cocaina e cannabis. Il successivo conteggio dei presenti ha permesso di accertare anche che la capienza massima consentita, 130 persone, era stata superata di una decina di unità.
Ulteriori accertamenti sono in corso per la verifica anche del rispetto di tutte le norme in materia di lavoro. Il controllo straordinario del territorio si è poi spostato anche in Borgo Stazione, dove sono stati controllati alcuni esercenti e anche un centinaio di cittadini italiani e stranieri, oltre che una decina di autovetture. Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un marocchino classe 61 e una donna classe 63. E a proposito di guida in stato di ebbrezza, aveva un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite consentito il trentenne che questa mattina attorno alle 6:20 con un'auto, una BMW serie 1, è finito fuori strada in via Marangoni a Udine, andando ad incastrarsi tra la vetrina di un negozio e il palo della segnaletica verticale. Sul posto anche i carabinieri. A bordo dell'auto anche un altro ragazzo di 25 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale per le ferite riportate, fortunatamente lievi. E siamo pronti adesso per lo sport, per la nostra pagina sportiva che apriamo parlando di Udinese che con il pareggio di ieri contro il Bologna rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria nel girone di ritorno. I bianconeri non riescono ad approfittare delle numerose assenze dei rossoblù per chiudere il match e si accontentano di un punto che li porta a più 5 sulla zona retrocessione. Sentiamo il servizio di Lorenzo Pausa. Una ghiotta occasione persa per ritrovare i tre punti e per navigare verso acque più tranquille. L'Udinese torna con l'amaro in bocca dalla trasferta di Bologna, dopo essersi vista sfuggire di mano nel recupero una vittoria che andava messa in cassaforte. Contro una squadra, quella di Mihajlovic, priva di ben 10 titolari e che nella ripresa ha schierato i pur validi Primavera, Juar e Baldursson, era lecito aspettarsi dai bianconeri una maggiore iniziativa e soprattutto la capacità di chiudere i conti dopo il gol di Stefano Okaka, che poco dopo la mezz'ora blocca il risultato sugli sviluppi della punizione calciata da De Paul. Ne è uscita invece una ripresa rinunciataria e volta a difendere la rete di vantaggio e dove ancora una volta la difesa ha calato l'attenzione nei minuti finali, lasciando così spazio all'azione che poi Palacio capitalizza trovando il pareggio rossoblù. Certo, l'infortunio corso a Kensé, ma sul finale di primo tempo ha pesato sull'economia del gioco da parte dei bianconeri. Fino a quel momento l'esterno svedese era stato uno dei migliori in campo e aveva dato nuova forza alla manovra offensiva con le sue incursioni sulla corsia mancina. Ma non può essere questo un alibi per la mancata vittoria in un momento in cui cogliere il successo sarebbe stato fondamentale per tirare una boccata di ossigeno in classifica. La zona retrocessione, su cui l'Udinese ora ha 5 lunghezze di margine dopo il KO del Genoa con la Lazio, non è ancora a distanza di sicurezza e nei prossimi impegni la squadra di mister Gotti non dovrà lasciare per strada altri punti. Andiamo a dare un'occhiata anche agli altri risultati di questa giornata di campionato. In realtà sono ben poche le partite che si sono giocate oggi, una sola, quella che ha visto di fronte Genoa e Lazio con la vittoria della Lazio per 3-2 sul Genoa. Sono state rinviate invece proprio per l'emergenza coronavirus Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Inter-Sampdoria. In questo momento stanno giocando Roma e Lecce, la Roma sta vincendo per 2-0. Ancora da stabilire la data del recupero delle partite che non si sono giocate oggi, con un punto di domanda su quanto accadrà per le prossime gare in programma. Si starebbe pensando a una soluzione che vede le partite disputarsi a porte chiuse. Queste sono alcune indiscrezioni, alcune voci arrivate dagli ambienti della Lega, al momento non confermate, quindi non c'è nulla di ufficiale su questo fronte. Torniamo a parlare di calcio e continuiamo a parlare di calcio con il Pordenone che purtroppo anche oggi ha perso contro il Chievo, una sconfitta interna alla Dacia Arena 1-0 con un gol di Garritano nel primo tempo. Il Pordenone dunque non riesce ancora a riscattarsi, a riprendere la strada che aveva intrapreso a inizio campionato con tanti successi. Andiamo a sentire le parole di mister Tesser al termine della gara.
partiti, purtroppo ci portiamo dietro questo fardello di momento così e non buono, e abbiamo fatto fatica a iniziare bene. Abbiamo dato la partita al Chievo, inizialmente gli abbiamo data tutta loro, siamo stati sempre passivi a subire, non siamo stati mai capaci di alzare il baricentro per 20-25 minuti. Hanno trovato un gol qualitativamente importante, perché poi c'è la qualità singola del giocatore che ha fatto la differenza in questo caso. Però abbiamo fatto fatica a accorciare. Gli ultimi 10-15 minuti abbiamo alzato un po' il baricentro, abbiamo cominciato a creare qualcosina sempre con frenesia. Secondo tempo perlomeno c'è stata una reazione, via. Situazioni ne abbiamo nel finale, anche magari caotiche, ma di situazioni ne abbiamo anche avute per pareggiare. Mi aspettavo di più, perché domenica è stata fatta una buona prestazione, perché in settimana ha lavorato bene. Non giochiamo con la giusta serenità e tranquillità. E questo è un male, perché questa squadra non ha una grandissima personalità come giocatore, per esperienza e tutto. Una squadra che vive sull'entusiasmo, che vive su anche delle qualità sicuramente, ma sull'entusiasmo, sulla compattezza di squadra. E quando non riusciamo a essere sereni nel gioco, nel sviluppare la tua manovra, facciamo più fatica. Certo, c'è da preoccuparsi. Io ho sempre detto, pensiamo ad arrivare alla salvezza il prima possibile, a fare 45 punti. Mai parlato di altro, se mai parlato di questo, c'è mai stata una sola volta che qui dentro non abbia detto una parola diversa da questa. Conosco questo campionato, purtroppo è duro, difficile, lungo. Questi momentacci capitano. Ciò non toglie però che quello è l'obiettivo, perché quando si fanno i programmi inizio stagione si danno, poi nulla toglie. Se avessimo avuto, o se avremo, e sono convinto che questa squadra sia fatto bene per 20 partite, non 4 o 5, ha tutte le qualità per riprendere a fare bene. Un momento positivo invece per la pallacanestro Udine, che ieri sera ha vinto in casa contro San Severo nella penultima giornata della stagione regolare. Vi ricordiamo solo il risultato finale della gara che avete potuto vedere in diretta su Udinese TV, 74-66. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata su Udinese TV.